Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi continueremo il nostro unboxing della mia wishlist. Ho il pacco qui, ma prima volevo informarvi che faremo un gioco. Ci sarà ovvero un premio per il millesimo iscritto. Non vi dico ancora cosa sarà, ve lo spiegherò bene nei prossimi video. Però intanto ragazzi, iscrivetevi al canale per supportarmi. Ultimamente vi ho portato alcuni contenuti interessanti, come ad esempio il video del Pitti che vi spinge sempre molto, facendovi vedere un po' gli outfit delle persone. Vi ho parlato anche della storia del denim giapponese, secondo me è un video molto interessante, andatevelo a vedere, ve lo metto qua. Vi ho fatto vedere cosa indossano le persone anche all'East Market. Continuerò questo format per vari eventi e città, quindi state collegati. Ragazzi, non perdiamo altro tempo, unboxing della mia wishlist, che se non avete visto il video ve lo metto qui. Continuiamo oggi, pacco, non perdiamo altro tempo. Allora, ho il mio coltellino d'unboxing che ci accompagna sempre, eccolo qui. Andiamo ad aprire e dopo faremo anche un piccolo fit check. Oh, tac, tac. Oh, the only real elegance is in the mind. If you got that, the rest really comes from it. Diana Vreeland. Per chi segue i miei video, chi è un habitué, conosce già questo pacco giallo. Mai Teresa. Ragazzi, eccolo qui. Io compro veramente tanto da qui. Proviamo a tirarlo fuori. Ragazzi, ce l'ho qui il paccone Mai Teresa. Per chi mi segue, conosce già questo shop di Monaco di Baviera. Multibrand di alta moda, io compro spessissimo da qua. Praticamente ho una stanza su piena di queste scatole. Apriamo. Qui dentro ci sono due prodotti dello stesso brand, mio brand preferito. Ta-da! Qui abbiamo: This package has been longevously wrapped by Lucky, penso. Il solito bigliettino di Mai Teresa che dice chi ha impacchettato gli articoli. Grazie. Ragazzi, togliamo il sigillo. Oh, Madonna, sono tutti qua. Ta-da! Ragazzi, qua davanti abbiamo il primo prodotto. Non vi faccio vedere il secondo, quindi lo estraggo perché sarà sotto, secondo me. Il secondo è sotto, tiriamo fuori solo il primo. Lo faccio vedere tra un po' il secondo. Ragazzi, eccolo qui. Primo unboxing di oggi, pantalone a righe di, indovinate, Acne Studios, eccolo qui, Acne Studios. Vi faccio vedere il pantalone, eccolo qui ragazzi, questo pantalone di Acne Studios, etichetta. Ho preso una 54, ecco qui ragazzi, vedete? Tra poco andremo a vederlo bene indossato anche, perché questo pantalone ha un effetto particolare. Qua abbiamo la cerniera e il bottone interno, perché è un pantalone elegante di questo grigio scuro. E vedete qua l'effetto? Vedete qui com'è l'effetto di questo pantalone, queste righe che intrecciate? Piace molto, molto elegante. Non ho tantissimi pantaloni grigi. Ho quell'altro di Margiela che vi avevo fatto vedere in qualche unboxing precedente. Verso il basso scende abbastanza a palazzo, vedete? Dopo ve lo faccio vedere meglio, anche indossato. Però, ragazzi, tanta tanta roba. Si vede già un po' da qui che effetto fa chiuso. Vedete che fa un effetto tipo gonna? Vi metto nella descrizione tutti i dettagli, il link di questo prodotto, che se non sbaglio veniva sui 500 euro. Io l'ho preso su Mai Teresa, un po' scontato. Vedete anche il dietro con la doppia tasca e questa serie di passanti per la cintura. Molto bello. Riportiamo appunto la composizione. Il principale 55% poliestere, 45% wool e l'interno 60% acetate, 40% cupro, pocket lining cotone ed è fabbricato in Romania. Dentro vedete appunto qua il cupro delle tasche. Così. Lo appoggiamo un secondo qui in attesa del secondo unboxing, che è sempre qui dentro, però l'ho tenuto nascosto sotto. Ragazzi, questo a me piace più questo pezzo di quello, se dovessi proprio scegliere, però li ho presi entrambi perché dell'ultima collezione di Acne questi due prodotti erano tra i miei preferiti. Questo è il secondo, ragazzi. Pom 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 pom. Ta-dan!
Ragazzi, eccolo qui. Super maglione a fiori di Acne Studios. Eccolo qui, ragazzi. Vedete? Questo pezzo, ragazzi, è un pezzo secondo me della Madonna. È andato abbastanza a ruba. Sono riuscito a prenderlo anche un po' scontato, perché anche questo veniva sui 500 euro e l'ho pagato più o meno con 40% off. Su molti siti era già sold out. Io lo seguivo su MyTeresa, appena è andato in sconto dalla mia wishlist ho ricevuto la notifica. Quindi, ragazzi, vi consiglio di mettere tutte le cose che vi interessano nella wishlist, perché poi mi arrivano newsletter, le email quando arrivano gli sconti, quindi siete subito aggiornati. Infatti io ho fatto così, ho comprato subito appena c'è stato lo sconto e il pezzo è andato subito sold out anche su MyTeresa. Maglioncione con i fiori di Acne Studios, vedete qua i fiori. Se non sbaglio, anche dei brand di fast fashion l'hanno copiato. Dietro invece non li ha i fiori, sono davanti, sempre di questo grigio. Infatti volevo matcharlo con il pantalone, dopo facciamo un fit check anche di questo. Fiori di vari colori, diciamo di questo rosino, di questo blu, rosso e giallo, questi sono i colori. Poi c'è anche un fiore qua sulla manica e altrettanto di qua, dal polso, a livello del polso. Vedete anche qua l'effetto del maglione che ha alcuni buchi, fatto apposta, fatto così un po', diciamo, strappato. Vedete anche la fattura del colletto, il girocollo qui. Di questo ho preso un XL. Acne di solito veste molto molto largo, quindi andremo a vedere come si presenta. Anche in fondo ci sono leggermente distressed con questi buchi lungo tutto qui. Scusate, ma non so cosa succede stasera, solo campane della chiesa qua vicino a casa mia. Spero che non entrino troppo nell'audio. Aspettiamo un attimo. Non è un effetto speciale, ma ragazzi, questo è tutto live. Quanto dura queste campane? Ci sono state già 10 minuti fa, ci sono state le campane, ora di nuovo. Ma che minchia succede? Cos'è oggi, ragazzi? Allora, ragazzi, dopo questo intermezzo delle campane posso continuare finalmente il mio video, perché volevo leggervi la composizione, se trovo l'etichetta. Eccola qui, XL. 76% wool, lana, 21% nylon, 2% acrilico, 1% mohair. E ragazzi, questo maglione è fabbricato in Cina, quindi saranno un po' di costi di manodopera un po' più bassi, secondo me, essendo fatto in Cina. La qualità adesso ve la dirò. Ho vari maglioni di Acne, poi la proverò, ci aggiorneremo, pure chiedetemelo. E devo dirvi che effettivamente 500 euro per un maglione fatto in Cina sono veramente tanti, ragazzi. Va bene il design, e che ha spaccato, e che è molto bello questo maglione, secondo me. Io l'ho pagato un po' meno perché appunto l'ho preso in sconto, però non l'avrei mai preso a prezzo pieno. Ci sono comunque tanti soldi per un made in China. Oltre a questo abbiamo anche questa etichetta, che è l'etichetta del RWS, ovvero Responsible Wool Standard, cioè che rispetta gli standard della lana. Vi metto nella descrizione un po' di cosa si tratta, quindi questi standard. Lavare a mano. Adesso facciamo il fit check. Secondo me ci sta anche bene con il pantalone a livello di colori. Sopra avremo un po' più di movimento, colorato, eccetera. Togliamo il mio maglione di Amipari, a cui tengo tanto, che ha già fatto anche un po' di peeling. Ragazzi, guardate qua, ce n'è un bel po'. A breve, ragazzi, farò un video in cui vi darò alcuni consigli per rimuovere i pallini che si creano con la normale usura, ecco. Non è niente di che, non denota non qualità, eccetera. È veramente morbidissimo questo maglione. Ragazzi, mettetevi comodi, quindi fit check. Partiamo dai pantaloni di Acne, che ce l'ho qua. Vedete come sono? E grigioni. Eccoli qua, adesso li andiamo a mettere. Ok, ragazzi, pantalone l'ho messo. Eccolo qui. Welcome back, ragazzi, eccoci qua. Vi faccio vedere un po' più da vicino. Faccio vedere qui. Qua il jeans vuole creare un effetto, diciamo, con questa piega laterale tipo gonna. Vedete? Che qua si nasconde, il jeans va sopra all'altra gamba e crea un effetto tipo gonna. Come scarpa, ragazzi, ho scelto questa Derby di Lemaire, che se non avete visto il video, ragazzi, ve lo linko qui sopra. Andiamo a mettere, perché questa è una pantofola, brand stra elegante.
Eccola qua la Derby di Lemaire. Eccola, questa è la Derby di Lemaire. Eccoci qua, questo è l'outfit completo, ragazzi. Eccoci qua. Vi piace? Cosa ne pensate? A me piace veramente tanto. A me piace veramente tanto. Taglia, ci siamo, presa l'XL, sono 1,90 m per 100 kg, come vi dico sempre. Acne, comunque vest largo. Secondo me ci sarebbe ancora meglio una camicia bianca che esce da qui sotto. Bella lunga, che secondo me dà quel tocco, diciamo, perfetto. Bello, mi piace veramente tanto questo outfit. E acne non delude mai. Vi faccio vedere prima un po' il maglione. Eccolo qua. Vedete? Questo è. E adesso vediamo anche il pantalone un po' più da vicino. Ovviamente ve lo faccio vedere anche dall'alto. Siamo messi un po' così. Con, appunto, come vi dicevo, qui l'intreccio sopra che va sopra l'altra gamba. E la scarpa elegante sotto il Lemaire. Vedete? Secondo me tanta roba qua, comunque validissimo. Ecco qui, ragazzi, vediamo il pantalone nel dettaglio. Come vi dicevo, qua la particolarità, la gamba sinistra va sopra alla gamba destra per creare questo effetto qua tipo gonna. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del pantalone, del maglione e anche l'abbinamento che ho scelto, cioè ovvero di metterli insieme anche con questa scarpa appunto di Lemaire che avete visto prima. Ragazzi, iscrivetevi al canale per supportarmi e per provare a, tra virgolette, vincere il giveaway, il premio, che ci sarà il 1000° iscritto, come già detto. Se vi è piaciuto il video mettete like, pollice in su. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.